Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto nella mia regione, in particolare in provincia di La Spezia, nella Val di Vara, in una località che si chiama Scogna Sottana, perché lì si trova una casa attorno alla quale aleggia una leggenda particolare. È la casa del violino. Si narra che in questa casa, tantissimi anni fa, addirittura secoli fa, vivesse un giovane violinista. Era un giovane piuttosto solitario che passava le sue giornate in casa a suonare il violino. Voleva allenarsi, voleva perfezionare la sua tecnica e quindi non faceva altro che suonare. Gli abitanti del paese si erano ormai abituati a questa melodia. In realtà piaceva a quasi tutti gli abitanti del paese ascoltare questo ragazzo che suonava. Poi un giorno non hanno più sentito il suono del violino, quindi sono rimasti stupiti da questa cosa perché di solito lui suonava proprio tutta la giornata e invece poi hanno cominciato a non sentire più nulla. Allora hanno anche cominciato a preoccuparsi, si sono avvicinati verso la casa, hanno provato ad entrare e purtroppo lo hanno trovato riverso sul pavimento, morto a causa di una malattia, di complicanze particolari di una malattia della quale soffriva. E il suo violino era intatto all'interno di una bacheca nella quale lui lo custodiva. Ovviamente il violino è stato lasciato lì, diciamo in memoria di questo giovane violinista. La cosa però particolare è che dopo un po' di tempo, durante la notte, dopo la mezzanotte, gli abitanti hanno cominciato a sentire di nuovo il suono di questo violino, però non era possibile perché il ragazzo non era più nell'abitazione, era morto, quindi hanno cominciato a chiedersi se qualcuno magari si intrufolasse di notte nella casa per suonare il violino. Però in realtà molte testimonianze hanno negato di aver visto una persona suonare il violino, ma al contrario hanno testimoniato di aver visto il violino aleggiare nell'aria e suonare da solo. Quindi intorno a questa cosa ovviamente si è alimentata una grande leggenda e ci sono testimoni che giurano di aver sentito, oltre al suono del violino, anche delle urla strazianti di un ragazzo giovane e si pensa che sia il fantasma del violinista. Ovviamente dietro a tutta questa leggenda ci sono un sacco di testimonianze, un sacco di storie particolari che nel tempo si sono alimentate, quindi come io vi dico sempre, si tratterà sicuramente solo di una leggenda, però ci sono persone che affermano di aver sentito e di aver visto queste cose. Quindi insomma, magari non è vero, però comunque la leggenda è un po' particolare. Inoltre, ci sono stati negli anni dei tentativi di furto di questo violino e sembra che le persone che hanno tentato comunque di rubare il violino abbiano avuto dei malesseri particolari e quindi poi alla fine lo hanno lasciato lì. Io non vi so dire se oggi il violino è ancora custodito all'interno della casa o no, perché la casa non è visitabile, è privata e quindi non si può andare all'interno. Però un'altra cosa particolare è che questa casa è collocata in un punto geografico che non viene riportato sulle mappe, sulle cartine, perché in realtà Scogna Sottana non esiste più. Esiste la località di Scogna Inferiore, che è una frazione di Sesta Godano, che sono comunque delle località che si trovano lì in Liguria. Quindi a tutto questo, diciamo, fenomeno particolare che le persone giurano di sentire durante la notte, si aggiunge anche il fatto che questa casa si troverebbe in un punto che non è in qualche modo collocato geograficamente. Io ovviamente vi dico anche che siccome abito in Liguria e so bene com'è fatta la Liguria, ci sono un sacco di località che non sono presenti sulle cartine geografiche, quindi questa è sicuramente una cosa particolare perché viene associata alla presenza di questa casa attorno alla quale aleggia la leggenda. Però vi assicuro che non è l'unica località a non essere, presente sulle cartine, quindi questa è una cosa, diciamo, abbastanza comune in Liguria, però è meno comune trovare una località di questo genere associata ad una leggenda come questa. Però io la trovo comunque una leggenda particolare, anche un po' triste se vogliamo, perché comunque si parla di un ragazzo che era da solo, che trascorreva la maggior parte del suo tempo da solo a suonare e che poi è morto da solo. Quindi secondo me, al di là delle leggende che ci sono intorno, la storia di questo ragazzo io la trovo abbastanza triste, perché credo che
Se c'è una cosa veramente triste è morire da soli, quindi mi sono anche un po' intristita quando ho letto questa storia, però volevo raccontarvela perché è particolare. La casa da fuori si presenta in un modo, diciamo, abbastanza normale per le case di quella zona, però comunque ha un suo fascino, secondo me. Quindi, insomma, è una cosa che volevo condividere sul canale. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.